Buongiorno amici di Motori Online, è appena stata presentata la nuova Lexus LBX, il nuovo SUV compatto del marchio di lusso di casa Toyota. E adesso personalmente non vedo l'ora di avvicinarmi e di scoprire insieme a voi tutti i dettagli di questa vettura davvero molto interessante che arriverà nel corso del 2024. Ed eccola qui finalmente, cominciamo a capire con che cosa abbiamo a che fare. Il Lexus LBX è il mezzo più piccolo e compatto attualmente a listino per la casa giapponese. È lungo 4,19 m, largo 1,82 m, alto 1,54 m, mentre il passo arriva a 2,58 m. Lo stile è innegabilmente Lexus. La griglia, per esempio, anche se può sembrare un po' più piccola rispetto alle produzioni Lexus a cui eravamo abituate, comunque mantiene lo stesso stile a clessidra del marchio, integrato tra l'altro dai sottili gruppi ottici frontali che ne confermano la forma. Se lo guardate attentamente potete comunque riconoscere la clessidra tipica di Lexus. Il cofano è piuttosto lungo e questo è stato possibile grazie ad una posizione sensibilmente arretrata del montante anteriore. Qua passiamo ai passaruota, che sono protetti da una copertura con colorazione a contrasto e vanno a proteggere le ruote con cerchi in lega da 18 pollici, che hanno dei design esclusivi che tra poco andremo a scoprire. Passando, guardando la fiancata, possiamo notare gli sbalzi molto ridotti e arrivando al retro notiamo subito lo spoiler a livello del tetto e anche i nuovi gruppi ottici con una fascia luminosa che li collega, il nome della casa per esteso e il nome della gamma. Per quanto riguarda i colori, tra l'altro, sono confermate le speciali finiture Sonic di Lexus, che tra l'altro questa è una di quelle a disposizione, un bel Sonic color rame, davvero di bel effetto, con tetto nero a contrasto, una particolarità che solamente i top di gamma Emotion e Cool, che sono i nomi dei due allestimenti, o meglio delle atmosfere a disposizione del Lexus LBX. Oltre a questo ce ne sono altri due che adesso andremo a scoprire perché hanno un'influenza soprattutto per quanto riguarda l'abitacolo. Entriamo quindi all'interno dell'abitacolo. Lexus LBX è molto moderno ma punta comunque alla semplicità coniugata a un certo livello di eleganza. È stato fatto un largo uso di pelle semi-anilina di alta qualità, ma per chi lo preferisce a disposizione anche un interno che la stessa Lexus definisce vegano, quindi con ecopelle e in generale materiali sostenibili non di provenienza animale. Lo stile è sempre il Tazuna, concept estetico introdotto per la prima volta dalla NX. Questo è caratterizzato soprattutto da una posizione di guida più bassa e da un posizionamento di tutti i sistemi concentrati verso il guidatore in modo da minimizzare le distrazioni. Qua cominciamo a vedere in debutto assoluto il quadro comandi digitale 12,3 pollici di diagonale e integrabile, c'è anche l'head-up display. Qua non riusciamo a farlo vedere, però vedete qua il pozzetto dove vi è la telecamera che proietta l'head-up display. Il pannello touchscreen centrale invece è da 9,8 pollici ed è caricato del software ufficiale Lexus Link Connect, che naturalmente però è compatibile anche con Apple CarPlay e Android Auto. Il sonoro è garantito dal sistema Surround Premium a marchio Mark Levinson, mentre l'ambientazione, che qua si vede poco ovviamente, è completata da un'illuminazione a LED personalizzabile. Anche per il colore delle sellerie in generale entrano in gioco le atmosfere alle quali ho già accennato prima. Oltre all'Emotion e alla Cool, che sono le due top di gamma di cui abbiamo già parlato, abbiamo anche Elegance e Relax. Finiamo per parlare dello spazio di carico, qua chiudiamo e andiamo verso il retro,
e vediamo il bagagliaio. Ovviamente portellone elettroattuato, e qua vediamo il bagagliaio in questa configurazione con i sedili tutti in posizione, che ha una capienza da 332 litri, ma ribaltando i sedili si arriva fino a 992 litri. Vediamo qui l'ingresso con un gradino decisamente pronunciato, però comunque una buona capienza. Richiudiamo di nuovo e passiamo a parlare del motore. Al momento del lancio il Lexus LBX sarà disponibile solamente con una motorizzazione. Si tratta di un 3 cilindri 1500 capace di una potenza massima di 136 cavalli e una coppia da 185 Nm. Si tratta però di un sistema full hybrid associato ad una batteria bipolare al nickel metallo idruro, una soluzione già utilizzata su altri modelli di Lexus. Non abbiamo ancora i dati sui consumi ufficiali, però la casa ci ha già rivelato che lo 0-100 può essere completabile in 9,2 secondi, che tenendo conto che non si tratta di una vettura sportiva è un ottimo risultato. Il cambio è elettronico, a variazione continua, e soprattutto i motorini elettrici possono essere due. Nella versione a trazione anteriore ovviamente c'è solamente un motore elettrico, mentre il secondo può essere messo sull'assale posteriore e in questo modo si ha una vera e propria trazione integrale con tutte le conseguenze del caso dal punto di vista della manovrabilità e del piacere di guida. Sempre parlando della guida, naturalmente il Lexus LBX è dotato di tutti i sistemi ADAS per farlo entrare nel livello 2 di guida semi-autonoma. Di serie si ha subito il pacchetto Lexus Safety System Plus, che comprende il cruise control adattivo, il controllo attivo della corsia, la frenata di emergenza e non solamente. Poi a questo pacchetto si possono aggiungere altre chicche come il controllo dell'angolo cieco, il sensore per la portiera con sensore per il traffico in avvicinamento e l'assistenza per il traffico laterale in retromarcia. Il Lexus LBX sarà ordinabile a partire dal prossimo 15 giugno, però per il momento non abbiamo ancora i prezzi, il listino non è ancora stato annunciato. Le consegne comunque sono previste alla primavera del prossimo anno. E con questo abbiamo concluso questa nostra prima disanima del nuovo Lexus LBX, quindi aspetto tutti i vostri commenti. Se vi è piaciuto questo video, naturalmente ricordatevi di mettere il like e di iscrivervi al canale Motori Online e di continuare a seguirci. Per quel che mi riguarda invece l'appuntamento è alla prossima anteprima.